Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'imbarazzo. Thank you.
Ecco. Ok. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano. E tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Thank you.
che partiranno e diranno bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao a tutte le genti che passeranno e diranno che per noi e questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore. Thank you.
Amici. Buon primo maggio a chi lavora nei cantieri, nei tribunali, negli ospedali, nelle carceri, nei campi e per le istituzioni, sulle navi, nei villaggi vacanze, nei centri di accoglienza o nelle stazioni. Buon primo maggio ai falegnami, ai presidenti delle associazioni, ai pasticceri, agli insegnanti e ai dirigenti sindacali. Buon primo maggio ai piloti degli aerei, ai poeti, ai pittori, ai militari e ai dottori. Buon primo maggio, festa di tutti i lavoratori onesti, quelli che ogni mese ricevono una busta paga. Buon primo maggio ai lavoratori che accettano il salario in una mano, a quelli che collaborano, lavorano a progetto e di progetti a lungo termine non ne fanno nemmeno uno. Buon primo maggio a quelli che non trovano lavoro, ma lo cercano ogni giorno un po' di più, ogni giorno un po' più a nord, e abbandonano per strada i sogni e la speranza. Buon primo maggio a chi attraversa il mare e sogna un lavoro in Occidente. Buon primo maggio a chi attraversa il mare e sogna un lavoro in Occidente. Buon primo maggio a chi si prepara per ottenere un lavoro. Il lavoro nobilita l'istruzione e l'istruzione migliora l'occupazione. Istruzione e lavoro, coppia di fatto e di diritto, insieme nella buona e nella cattiva sorte. Buon primo maggio leggero, senza fatica. Buon primo maggio crudele, senza diritti né futuro. Buon primo maggio a te, che per lavoro sei partita. Buon primo maggio ai parrucchieri, ai macchinisti, ai pendolari. Buon primo maggio alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai contratti equi, alla responsabilità e al senso di appartenenza a una comunità. Buon primo maggio a chi lavora e a volte non ce la fa. E buon primo maggio a chi non lavora e non ce la fa più. Buon primo maggio a chi si guadagna il pane e coltiva le rose, a chi compra i lavoratori come fossero cose. Buon primo maggio, sorelle. Buon primo maggio, fratelli. Buon primo maggio, compagne. E buon primo maggio, compagni, che ogni giorno splende il sole di questo pomeriggio e il sorriso di questa bella piazza. Lavoratrici e lavoratori, compagne e compagni, giovani, donne, buon primo maggio a tutti. Anche quest'anno si è rinnovato per le vie del paese, per le vie di Bovamarina, in questa piazza, la festa del lavoro, la festa del primo maggio. Il primo pensiero, lo ha detto anche un attimo fa la professoressa Marielle Riti, va a chi purtroppo quotidianamente muore andando a lavorare, e il pensiero va all'operaio di San Lorenzo, del comune di San Lorenzo, morto giorni fa lavorando. Dicono che viviamo in una società civile, ma come fa una società a dirsi civile quando tutti i giorni lavoratori muoiono vivendo del lavoro, come intona l'inno dei lavoratori? Questa non è una società civile, non c'è più niente di crudele, non c'è più niente di brutale che andare la mattina a lavorare per portare il pane alla propria famiglia e tornare in una cassa di legno. Altro che società civile! Oggi noi vogliamo ricordare tutte le migliaia di persone morte per conquistare il diritto al lavoro, che combattono quotidianamente per garantirsi il lavoro, che non smettono mai di sperare in un lavoro. Al contempo ricordiamo chi un lavoro non ce l'ha o chi un lavoro l'ha perso, i precari, i cassi integrati, coloro che vivono in un momento di difficoltà, in un momento
di disagio sociale. Io questa sera, prima di cedere la parola a Nino De Gaetano, che ringrazio di essere qui stasera, voglio leggere un passo di un saggio anche poco conosciuto, Il primo maggio, scritto da Edmondo De Amicis più di 100 anni fa, è uscito per la prima volta nel 1980 e ripubblicato nel 2006 da un editore calabrese, Pellegrini, con una prefazione del professore Pasquino Grupi. Era proprio in occasione di un primo maggio e c'è un colloquio tra il padre e il figliuolo, e il figliuolo rispose con pacatezza quasi dolce al padre: la libertà e l'eguaglianza furono una conquista di fatto per alcuni, una parola muta per tutti gli altri. L'eguaglianza non può sussistere finché l'esistenza del maggior numero dipende dal capriccio, dalla fortuna buona o cattiva posta nelle mani del numero minore, finché c'è da una parte chi ha tutto e dall'altra chi non ha nulla. La libertà non è che per chi ha mezzi e cultura, chi non ha né gli uni né l'altra è schiavo della miseria, dell'ignoranza e del caso. La strada a migliorare non è aperta a tutti, perché tutti quelli che nascono in migliori condizioni di fortuna si trovano già a mezza via e non c'è uno su mille degli altri che li possa raggiungere. Pensaci un poco, papà, è una rivoltante ingiustizia. Se noi non ce ne accorgiamo è perché i nostri interessi ci hanno falsata la coscienza. Penso che, così come ora, la società è tutta organizzata e diretta a beneficio di una piccola minoranza che sfrutta tutte le energie dei lavoratori con la protezione della legge che ha fatto essa sola e per sé sola, che tutto l'edificio si regge sull'ignoranza e sull'abbrutimento delle moltitudini, che è la sola violenza che lo tiene insieme, che questo stato di cose ci corrompe tutti, è come un'infezione nell'atmosfera morale, la causa prima di tutte le più tristi passioni e delle più nefande azioni e dell'affanno di tutti e della menzogna di ogni istituzione e di ogni parola, e che questo stato non può durare e non durerà, e che è sacro dovere di ogni uomo onesto il far tutto il possibile perché non duri, se anche si dovesse sconvolgere il mondo. Io vedo ora il mondo sotto un aspetto nuovo, che è il vero. Credevo che il mondo fosse la bellezza, la scienza, la politica e tutta la gente fortunata che si occupa di queste cose, e non vedevo altro. Ora vedo che il mondo è la moltitudine quasi relegata fuori del progresso, che alla società dà tutto e non riceve pressoché nulla, che suda sopra la terra e sotto la terra e si logora nelle officine e copre delle sue ossa i campi di battaglia senza cavarne altro frutto che di non morire di fame, che per miseria è costretta a vendere la carne e l'anima, l'onestà delle donne e il sangue dei fanciulli, e per miseria minaccia, ruba, si dispera, impazzisce, uccide, succide, fa del mondo un inferno, mentre un piccolo numero in disparte canta degli inni alla patria e alla civiltà e trova che è bella la vita. Ma io mi sono persuaso che a tutto questo c'è rimedio, come altri milioni di uomini se ne sono persuasi. Questa convinzione mi è entrata nell'animo come un raggio di sole. Sarà un errore, il rimedio non sarà quello, saranno altri. Comunque sia, la prima cosa a farsi per guarire un male, per sopprimere un'ingiustizia, è quella di riconoscerla e di proclamare il buon diritto di chi si lamenta. Non posso far altro, faccio questo, faccio eco alla voce degli oppressi, degli sfruttati, dei miserabili, rifiuto la complicità del mio silenzio all'oppressione e protesto. Non posso più aver pace e dignità di coscienza che nell'adempimento di questo dovere, e lo adempirò a qualunque rischio e a qualunque costo. Io ho voluto leggere questo breve passo per un motivo, per far notare come
non sia assolutamente anacronistico nel 2005, nel 2015, scusate, celebrare la festa dei lavoratori, la festa del primo maggio. Il primo maggio ha tutt'oggi un significato, un valore indiscusso, indissolubile e purtroppo di disarmante attualità. Proprio ieri l'Istat ha reso noto i dati relativi al mese di marzo sulla disoccupazione. La disoccupazione torna ad aumentare, la disoccupazione giovanile, la media nazionale è il 43%, quella al meridione supera abbondantemente il 50%. E allora cosa dobbiamo fare tutti? Ognuno deve fare la propria parte, come diceva Gramsci. Gramsci diceva che bisogna odiare l'indifferenza, non essere indifferenti. Ognuno deve fare la propria parte per costruire un futuro differente, un futuro migliore. Dobbiamo fare nostre le parole del fanciullo del primo maggio di Edmondo De Amicis. Dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo lottare contro le ingiustizie, dobbiamo lottare perché nessun lavoratore resti senza diritti. Dobbiamo lottare perché ogni persona non venga privata della dignità che dà il lavoro. Il lavoro deve essere riconosciuto a tutti. Il lavoro è un diritto che non può essere negato, perché è l'unica arma che la persona ha per rendersi libera da ogni forma di schiavitù. La libertà, diceva Sandro Pertini, senza la giustizia sociale non è vera libertà, è una libertà vana. Dobbiamo lottare per questo, dobbiamo lottare per questa grande idea di giustizia sociale, per questo grande ideale che è dell'uguaglianza, e per queste sono le ragioni per cui noi celebriamo e continueremo a celebrare la festa del lavoro. Sono queste le ragioni per le quali noi gridiamo e continueremo a gridare: viva i lavoratori, viva la festa del lavoro e viva il primo maggio! Il comizio di chiusura quest'anno lo terrà il compagno Nino De Gaetano, non dico l'assessore, non per mancanza di rispetto al suo ruolo o all'istituzione che rappresenta. Lo dico perché noi l'abbiamo invitato, non perché assessore. Lo abbiamo invitato per due motivi. Il primo, e lo dico molto lentamente, tra l'altro non l'ho mai votato, Nino, quindi posso dirlo senza essere, diciamo, per partigianeria, Nino De Gaetano è una persona per bene e noi per questo lo abbiamo invitato. Il secondo motivo, che è molto attinente alla festa del lavoro, è che Nino De Gaetano nella sua attività politica, tra l'altro si è fatto da solo, si è fatto nelle piazze, si è fatto lottando accanto ai compagni, accanto ai lavoratori, si è sempre speso per la difesa dei più deboli, dei più bisognosi, degli ultimi. Ora non voglio stare qui a tessere le sue lodi, ma se molti anni fa migliaia di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della regione e degli enti locali sono stati stabilizzati, questo è stato possibile soprattutto grazie all'impegno politico di Nino De Gaetano, per cui l'ex sindaca, l'ex minestrina, ex dell'ex, farebbe bene di sciacquarsi la bocca prima di parlare del compagno Nino De Gaetano, al quale cedo la parola. Grazie, grazie sindaco, grazie all'invito.
e sono molto felice di essere qui con voi stasera a festeggiare il primo maggio. Venendo qua stasera, incontrando il sindaco Crupi, il compagno Crupi, e vedendo alcuni compagni che sono qui in piazza, mi è tornato subito alla memoria un primo maggio che abbiamo fatto col compagno Pasquino Crupi ad Africo un paio di anni fa. Una bellissima giornata, un bellissimo comizio fatto col professore Crupi, che ancora noi tutti ricordiamo e che io oggi voglio ricordare con forza nella sua bova, quale esempio vero della lotta di classe, quale esempio vero di uomo che ha lottato per gli altri e che ha lasciato un ricordo indelebile. Il professore Crupi è qui con noi, come si diceva una volta, combatte ancora insieme a noi e ci guida e guiderà i lavoratori e chi ancora crede come noi a queste manifestazioni, a ragionare e a lavorare per cambiare questa società che è ingiusta, è sbagliata. Lo diceva bene il sindaco, siamo nel 2015, ma ancora troppe cose non vanno bene, anzi, le cose da un certo punto di vista vanno peggio, vanno sempre peggio e non si vedono cambiamenti. Lo vediamo sulla questione delle morti bianche, dei lavoratori che muoiono purtroppo quotidianamente in questo nostro paese, in questa nostra Calabria. Si parlava prima del caso di San Lorenzo, il caso di Mormanno, dove sul ponte che ha bloccato la Calabria sono morti, è morto un operaio, sono feriti altri operai, ci dice che ancora oggi troppa gente muore per un'ingiustizia. Non c'è cosa peggiore che morire perché una persona deve portare il pane a casa. Noi su questo dobbiamo fare una grande battaglia e dare le sanzioni durissime a chi non rispetta la sicurezza sui luoghi di lavoro. È una vergogna intollerabile nel 2015. Non ne possiamo più di morti che tornano a casa soltanto per aver portato il pane alla propria famiglia. E noi vogliamo cambiare tutta una serie di cose in questo nostro paese. Lo diceva bene chi mi ha preceduto. In questo mare bellissimo, Mar Ionio, Mar Mediterraneo, muoiono a migliaia uomini e donne soltanto perché cercano di venire in Europa a trovare un lavoro per sfamare la propria famiglia. Noi che abbiamo vissuto queste tragedie, voi di Bova, noi calabresi, noi meridionali, a migliaia, a milioni, siamo andati via dalla nostra terra per andare a cercare fortuna fuori, per noi è intollerabile che ancora tutta questa gente muore per andare a cercare un po' di pane e un po' di lavoro. Su questo bisogna intervenire perché è una vergogna intollerabile, quella scena di quei bambini che galleggiavano morti sul mare e che sono approdati sulle coste è una cosa che non può più avvenire nel nostro paese e nella nostra Europa. Si sveglino e facciano qualcosa a livello internazionale. E poi dobbiamo cambiare una serie di cose che non vanno in questo nostro paese. Noi siamo al governo in questo momento, il mio partito è al governo, ma dobbiamo cambiare rotta su una serie di cose. Lo diceva il sindaco Crupi prima, l'Istat ha fatto ieri l'ennesimo report che dice che c'è una disoccupazione giovanile oltre il 60% in Italia e nel Mezzogiorno, e c'è una disoccupazione in crescita. Su questo noi non possiamo più tollerare questi dati. Va cambiata radicalmente, vanno investite le risorse per fare dei grandi piani straordinari per il lavoro. Noi come giunta regionale lo presenteremo da qui a poco, il piano regionale per il lavoro, per tentare di dare sollievo e per far incontrare ai giovani il mondo del lavoro che non l'hanno mai conosciuto. Abbiamo presentato in questi giorni garanzia giovani, siamo andati casa per casa a chiedere ai ragazzi che non studiano e non lavorano di iscriversi a questo programma che darà la possibilità a 3.000 giovani calabresi di fare uno stage pagato nelle aziende, di fare formazione professionale e di avere la possibilità dopo questo stage retribuito di 6 mesi di poter essere, se ci sono le condizioni, noi daremo contributi affinché le aziende assumano, di essere assunti a tempo indeterminato. Ci sono 3.000 aziende che hanno fatto richiesta. Questo è un primo segnale di controtendenza
per dare la possibilità ai nostri giovani, a quelli che sono più sfiduciati, quelli che non vanno né a scuola non lavorano, non sono all'università, di avere la fiducia di iniziare a fare qualcosa. Molte volte non si iscrivono nemmeno all'ufficio collocamento perché non ci credono più, ovviamente. Con questa opportunità daremo a questi giovani la possibilità di iniziare un percorso. Ovviamente sappiamo che è poca cosa, ma un inizio per dire che c'è un'inversione di tendenza, che c'è uno Stato e una Regione che vogliono investire sui nostri giovani. Insieme a questo, vi dicevo, faremo un piano regionale per il lavoro, metteremo le risorse della programmazione comunitaria, tutte indirizzate per fare infrastrutture, opere pubbliche, salvaguardia dell'ambiente e puntare a dare formazione e lavoro. Perché la vergogna e lo scandalo della scorsa legislatura, dove 1 miliardo di euro di risorse sono tornati indietro a Bruxelles, non deve più avvenire. Perché grida vendetta questa cosa. La nostra gente muore di fame e i fondi tornavano indietro a Bruxelles perché la vecchia maggioranza non li sapeva spendere. Su questo il Presidente Oliveri è stato chiaro. Noi spenderemo tutti i fondi, li spenderemo per fare occupazione, lavoro e infrastrutture. Questa sarà la nostra missione. Vi dicevo, in questi pochi mesi abbiamo sbloccato una serie di opere pubbliche che avranno una duplice funzione. La prima funzione è quella di tentare di modernizzare questa nostra regione, modernizzare dal punto di vista infrastrutturale, perché è troppo arretrata, c'è un gap troppo alto col resto d'Italia e non parliamo del resto d'Europa. Abbiamo firmato il contratto di appalto per fare 4 ospedali, abbiamo firmato quello di Palmi, quello di Gioia, di Vibo, quello della Sibaridide, faremo la Gallico Campari, la completeremo e la settimana prossima firmeremo la metropolitana di Catanzaro. Tutte queste opere servono a dare infrastrutture nuove, moderne a questa nostra regione e daremo la possibilità a circa 2.000 persone di iniziare per 5-6 anni a lavorare, un lavoro vero fatto con imprese serie, non imprese mordi e fuggi che poi non pagano i lavoratori, ma imprese grandi dove c'è lo Stato che controlla e la regione che controlla. Insieme a questo faremo tutta un'altra serie di opere pubbliche, investiremo a fare una serie di infrastrutture stradali, la 106, noi abbiamo chiesto al governo di completare, da qui a poco partirà finalmente la variante di Palizzi che è ferma da anni perché la ditta era fallita, perché vi ricordate la galleria era crollata, perché avevano fatto questa galleria non usando tecnologie all'avanguardia, usando materiali scadenti, perché molte volte le ditte vincono questi appalti e per risparmiare utilizzano materiali di seconda scelta. Noi faremo ripartire quest'opera e ripartirà tutta una serie di opere sulla 106 e abbiamo chiesto al governo di finanziare il tratto che va da Locri ad Ardore e abbiamo chiesto di completare il tratto dal punto di vista degli studi per arrivare poi al finanziamento del tratto che va da Ardore fino a Palizzi, perché riteniamo quest'opera fondamentale per lo sviluppo della Ionica, per lo sviluppo dell'area grecanica, per lo sviluppo della Locride e anche sui trasporti e le infrastrutture, che abbiamo chiesto al governo una serie di cose. Faremo da qui a poco un nuovo piano regionale dei trasporti che avrà 2 obiettivi. Il primo obiettivo sarà quello di fare realmente i controlli e andare a colpire che in questi 30 anni, 40 anni si è arricchito sulle spalle dei calabresi. Non ci saranno più ditte che sulla carta faranno i servizi e poi dalle città, dai paesi non passano i pullman e portano il conto alla regione. Abbiamo messo dei satellitari che ci daranno minuto per minuto il pullman dove si trova e se non fa il servizio saranno multati e saranno anche sciolti i contratti, perché andremo a fare le gare. Ma soprattutto andremo a fare un nuovo piano che tenterà di mettere insieme il trasporto su gomma col trasporto su ferro. Io l'ho detto, ci siamo visti qua qualche mese fa, un convegno qui a Bova, al Comune. Andremo a incentivare molto di più il treno, puntando soprattutto su questa linea ferrata della Ionica, che è quella più messa da parte, dove i pendolari sono costretti a fare enormi sacrifici. Punteremo a sostituire il materiale rotabile, abbiamo acquistato 22 nuovi treni diesel moderni che sostituiranno le vecchie littorine che sono ormai obsolete e fuori dal mondo, e punteremo a dare un servizio vero ai cittadini della fascia ionica, soprattutto ai pendolari ma anche ai turisti che vogliono venire in questa nostra terra.
Punteremo a fare quelle opere con la nuova programmazione che sono fondamentali, le trasversali. Punteremo a completare la Bovalino Bagnara, la trasversale delle serre, le pedemontane. E con questo dare lavoro e occupazione. Abbiamo fatto una grande operazione su internet, sul wifi veloce, sul cablaggio, che abbiamo presentato. La regione sarà la regione all'avanguardia in Europa dal punto di vista di internet. E voi sapete, cari compagni e cari cittadini di Bova, che ormai da internet passa il 15% della nuova occupazione, la new economy come la chiamano. Ma se tu non hai gli strumenti e le strutture, ovviamente non puoi competere da questo punto di vista. E poi punteremo a cambiare insieme ovviamente al lavoro, puntando, come dicevo prima, alla stabilizzazione dei precari. Abbiamo fatto la contrattualizzazione degli LSU e le più che erano rimasti nel bacino, e porteremo alla conclusione quest'iter che darà a 5.000 giovani calabresi, o meno giovani in questo caso, perché purtroppo da 20 anni sono lavoratori in nero legalizzati dallo Stato. Anche qui una vergogna che noi andremo a sanare. Andremo a stabilizzarle, c'erano 5.000 nuove famiglie che avranno un reddito, la possibilità di fare un mutuo, la possibilità di andare in banca e acquistare una macchina, una televisione, perché oggi un cittadino calabrese che non ha una busta paga fissa non può nemmeno andarsi a affittare la casa, perché molte volte il titolare della casa ti dice: se tu non hai la busta paga non te l'affitta. Siamo a questo livello oggi. Noi dobbiamo cambiare queste cose, puntiamo a stabilizzare il lavoro e a fare autoimpiego, puntare sul turismo, sull'enogastronomia, sull'agricoltura di qualità. Punteremo molto come risorse comunitarie in questa direzione. E l'ultimo punto, ovviamente, compagni e amici, sarà la questione della sanità. Il Presidente Oliverio è stato molto chiaro, l'abbiamo detto a Renzi: a noi non ci interessa chi è il commissario della sanità. A noi ci interessa che quando un cittadino di Bova Marina ha un infarto ci sia un'ambulanza che lo porti in un ospedale vicino e che lo possa curare. Tutte le resto sono chiacchiere che non ci interessano. Su questo faremo una battaglia con Renzi, che è il nostro premier e il nostro segretario, e con tutti, perché vogliamo una sanità vera per la Calabria. Vogliamo aprire la cardiochirurgia a Reggio, perché è una vergogna che ancora ci sono migliaia di calabresi che vanno a Roma, a Torino, a Napoli per curarsi, quando abbiamo una struttura all'avanguardia a Reggio e paghiamo 50.000 euro al mese per tenere chiusa quella struttura da 5 anni. Che cosa hanno fatto in 5 anni il Presidente della Regione e i funzionari dell'ASP, dell'ospedale di Reggio? Hanno dormito. È uno scandalo intollerabile. Andremo a aprire la petta a Reggio. In questi giorni stiamo facendo il bando per assumere le persone. Perché, cari cittadini di Bova, voi lo sapete bene, perché purtroppo ognuno di noi ha in famiglia un malato oncologico. I nostri malati erano costretti ad andare a Messina, a Catania, per fare una PET, e la regione aveva una sola PET a Catanzaro con una lista di attesa di 10 mesi. Ma un malato oncologico gli può dire che deve aspettare 10 mesi per fare una PET? Che stato è? Noi andremo ad aprire questa PET nei prossimi giorni per dare una risposta vera. Su questo vogliamo combattere, su questo ci impegneremo. A noi non ci interessa chi sarà il primario, a noi non ci interessa chi sarà il manager, a noi non ci interessa che apra la cardiochirurgia e apra la PET per dare risposte ai cittadini. E ci interessa che la sanità sia, non venga vista dal punto di vista ragionieristico. Perché ovviamente in sanità 2 più 2 non può fare 4. Che cosa voglio dire, compagni di Bova? Che io in sanità non ci posso guadagnare, perché un malato che va in anestesia, in rianimazione, non avrò mai da guadagnare, ci perderò come Stato, ovviamente. Ma non perché io ci perdo, non devo dare il servizio, devo fare morire la gente. E allora su questo andremo a fare una battaglia per dare i servizi, per aprire all'ospedale Riuniti i servizi che mancano, per dare un territorio. Anche l'ospedale di Melito, che è stato ingiustamente penalizzato, quei servizi che sono stati chiusi. E su questo vedrete nei prossimi giorni, faremo una serie di iniziative che daranno un nuovo respiro a questo ospedale, a questo presidio. Ma non solo Melito, ovviamente, parliamo anche di Locri, di Polistena. Faremo questo nuovo ospedale a Palmi, che sarà tecnologico, moderno, che darà risposta. E insieme a questo dobbiamo fare una grande operazione nella medicina di base e dei servizi, la medicina del territorio. Dobbiamo incentivare
gli screening per fascia di età, come avviene in tutti i paesi civili del mondo, solo in Calabria non avviene questo, per anticipare, prevenire le malattie. Perché se riesco a prevenire, oltre ad avere meno lutti e meno sofferenze per le famiglie, risparmio, ovviamente. Ma come si fa a non capire queste cose? Noi su questo punteremo e daremo risposte. E allora, compagni e amici, non la voglio fare troppo lunga, e anzi l'ho fatta troppo lunga. Oggi sono, dicevo, molto contento di essere qui a festeggiare con voi il 1° maggio, con questa bella piazza di Bova Marina, e ringrazio il sindaco Gruppi e tutta l'amministrazione per aver voluto continuare questa bella tradizione. Io ti invito, Vincenzo, a continuarla, e io sarò al vostro fianco ogni anno, se mi inviterete, con molto piacere, perché questa è la migliore tradizione del riscatto delle classi operaie calabresi. Queste di Bova, quelle di Africo, sono esempi di civiltà che noi non dobbiamo perdere, perché in questa nostra Calabria stiamo perdendo le tradizioni migliori. Questa tradizione di lotta del 1° maggio va mantenuta, va salvaguardata. Il 1° maggio non deve diventare una festa commerciale come stanno diventando tutte le feste. Il 1° maggio deve essere ricordato come la festa di chi lotta, di chi soffre, di chi non ha un lavoro, di chi vuole cambiare questo stato di cose, di chi non è contento di come vanno le cose oggi. Il 1° maggio deve essere la lotta, la festa dei diritti, di chi ce l'ha e che gli vogliono cacciare, perché troppe volte sentiamo di parlare di riforme. Io, guardate, compagni cittadini, quando sento parlare la parola riforma mi provo, che di solito dopo la parola riforma c'è un taglio dei diritti. Avete sentito quando riforma le pensioni? Taglio dei diritti. Riforma della scuola? Taglio dei diritti. Riforma del lavoro? Taglio dei diritti. Chiamiamolo in un'altra maniera, possibilmente. Il 1° maggio deve essere la festa di chi vuole cambiare le cose, di chi è sfruttato, di chi è in difficoltà, e noi dobbiamo lottare per cambiare queste cose. Non dobbiamo essere indifferenti, lo diceva bene il sindaco, Gramsci lo diceva bene. Io odio chi è indifferente. Noi dobbiamo odiare chi è indifferente, dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, che non hanno visto le grandi lotte contadine, perché da noi purtroppo erano lotte contadine più che lotte di operai. Le grandi lotte contadine degli anni 50, degli anni 40, ieri abbiamo ricordato a Monasterace la gloriosa Repubblica di Caulonia, che ha combattuto contro il latifondo, contro chi voleva opprimere i contadini e non gli voleva dare le terre per lavorare. Dobbiamo ricordare ai nostri giovani queste grandi nostre battaglie fatte dai nostri padri e dai nostri nonni. Dobbiamo trasmettergli questi valori, perché altrimenti tra qualche anno sarà tutto dimenticato e sarà una società che non ricorda la sua storia, è una società ingiusta e sbagliata. E per questo noi dobbiamo fare queste manifestazioni, per lottare e per dare nuovi diritti, ma per ricordare la grande tradizione delle lotte contadine e operaie della nostra Calabria e del nostro paese. Per questo, compagni e compagne, viva il 1° maggio, viva la festa del lavoro, viva Bova Marina e viva chi lotta e chi vuole cambiare questa nostra società. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Partigiano, portami via! Perché mi sento di morire e se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Se io muoio da partigiano, che tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un vecchio.
migranti.